c'è la possibilità concreta a costo zero di attivarsi come responsabilmente un'istituzione deve fare, la Regione deve fare questo passo, non c'è altro tempo da attendere, ormai la stagione 2018-2019 è già andata un po' troppo avanti per essere recuperata. 192 dipendenti, senza contare tutti i lavoratori dell'indotto e quelli che comunque in maniera più o meno diretta o indiretta gravitano nel comprensorio sull'attività termale. Noi chiediamo quattro cose alla Regione: che attivino in maniera immediata questa possibilità di sperimentare la riabilitazione termale utilizzando ad hoc sia il budget non speso, quindi a costo zero per il sistema sanitario nazionale, e sia per quanto attiene alla residenzialità il fondo di 900.000 euro stanziato dalla legge di stabilità regionale disponibile, così come la Regione deve attivarsi nel più breve tempo possibile a assegnare i fondi di 1 milione di euro e secondo lotto delle piscine termali, anche questi disponibili, che si sono resi disponibili nelle scorse settimane, perché comunque è un pezzo importante dell'indotto. Così noi riusciremo a salvare sia la stagione, nonostante sia andata già troppo in là, ma soprattutto avremmo comunque un termine immediato su cui poter poi continuare a lavorare.